presenza di Siena Inter. Mirko. È il giorno dello scudetto, a giocarselo Inter e Roma. Due punti dividono i nero-azzurri che guidano la classifica e la Roma che insegue. Ultimi 90 minuti di emozioni dopo un campionato esaltante. Buon pomeriggio dallo stadio Artemio Franchi di Siena, dove fra pochissimo scenderanno in campo Siena ed Inter. Toscani già retrocessi, nero-azzurri alla ricerca del 18° titolo. Giornata sicuramente non adatta ai deboli di cuore. Il Siena non ha mai battuto l'Inter. 4 pareggi, 9 sconfitte nei precedenti. Al Franchi 2 pareggi e 4 le vittorie dell'Inter. Un pareggio oggi per l'Inter potrebbe anche non bastare. A Siena giornata nuvolosa, 19 gradi la temperatura, terreno in perfette condizioni, sugli spalti quasi 16.000 spettatori, dei quali 7.000 giunti da Milano a tifare appunto Inter. Subito le formazioni, ricordando che nel Siena sono attenti Parrapali e Pegolo, con Maccarone punta avanzata, 4-1-4-1 per Alberto Malesani. Nell'Inter tutti disponibili, recuperate anche Snyder e Lucio, quest'ultimo però parte dalla panchina al suo quarto Materazzi. Ma vediamo nel modo completo i due schieramenti, così i campioni d'Italia: Giulio Cesare in porta, in difesa Michael Materazzi, Samuele Zanetti, a centrocampo Cambiasso, Matta in attacco, Eto'o, Snyder, Balotelli, più avanti l'unica punta Milito, la risposta del Siena, Curci in porta, poi Rosi, Cribari, Terzi del Grosso in difesa, Codrea più avanti, poi in linea del centrocampo Ghezzal, Vergassola, Gzale, Iaielo, unica punta avanzata Maccarone. L'arbitro della gara, il signor Morganti, sarà coadiuvato dagli assistenti Nicoletti Maggiani, quarto giudice De Marco, squadre che non hanno ancora fatto il loro ingresso in campo. Fra pochissimo il via di Siena Inter. Studio. Grazie Mirko, ora allo stadio di